Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Fiu e questo è il canale della mela avvelenata. Nella storia di oggi ci troviamo nella meravigliosa Catania, alle pendici dell'Etna, colorata, vivace, teatrale ed ironica. È una città che accelera, che corre veloce, che vuole tutto e subito. La più avanti del sud, dicono, sebbene non le manchino anche tutti quei difetti che il nostro bel sud, beh, ha. Una città questa che si nutre e si ambienta nei contrasti e possiamo vederlo se ci passiamo con le meravigliose ville con piscina da un lato e dall'altro lato case fatiscenti e popolari. Siamo in via Etna per la precisione, chiamata un tempo il Salotto Buono, perché è la via più importante del centro città ed è qui che senza troppi preamboli vi introduco la nostra storia, che matura all'interno di un contesto diverso dal solito inaspettato. Quello dell'alta borghesia catanese. È proprio qui, in un ricco quartier borghese, che un giorno scoppia un cataclisma. È la sera del 4 dicembre del 1993 e la città si prepara a Natale. Ed è in questa data che inizia il mistero della nostra protagonista, Antonella, una ricca signora esponente di spicco proprio della Catania Bene. In realtà, Antonella, l'anagrafe, è Antonina Falcidia. Per tutti, Antonella perché in Sicilia si sa i nomi cambiano in fretta. 43 anni ginecologa e docente presso l'Istituto di Igiene dell'Università di Catania, benestante di buona famiglia, nipote di un noto medico proprietario di un'ancora più nota clinica privata. Persona dolce, amorevole, generosa, venerata anche dalle sue domestiche a cui ama fare regali a loro e ai loro bambini. Una brava persona, dicono, ma anche una donna sveglia. All'università insegna una materia innovativa in quegli anni, la statistica applicata alla medicina e per farlo studia tanto, studia quanto, se non più, i suoi stessi studenti. Tanta bellezza, tanto talento vengono ritrovati in casa sua, a terra, ai piedi del divano a fiori, sul corpo di Antonina, che per la precisione purtroppo chiamerò qualche volta Antonina e qualche volta Antonella perché so già che mi sbaglierò. Sul suo corpo, molte coltellate, 26 per l'esattezza, e a fianco lei due cuscini sporchi di sangue. La televisione è accesa e per il resto tutto sembra tranquillo. C'è ancora immobilità nell'aria come quella che si avverte prima di una tempesta. Un'immobilità elettrica. A casa sua si sta per scatenare un uragano, lo sdegno, il clamore dei media, le investigazioni sempre più complesse, perché sì, la storia che sto per raccontarvi è un grande mistero italiano, pieno di zone d'ombra e colpi di scena fino alla fine. Il corpo di Antonina viene ritrovato da Vincenzo Morici, anche lui detto Enzo, il marito di Antonina. Arriva la polizia, ma non è lui a chiamarla, sono i vicini che lo sentono urlare. Vincenzo era rincasato sulle 23 e un quarto, parcheggiando come sempre la macchina sotto casa e salendo su al terzo piano del condominio. Sembra tutto in ordine, racconterà: la porta di casa è chiusa e nel soggiorno ci sono le luci accese. Anche la televisione è accesa, ma è tutto ok perché di solito Antonina lo aspetta sul divano quando lui fa tardi. Tutto nella norma. Ma quando Enzo racconta, entra nella stanza, si accorge subito che qualcosa non va. Sua moglie è a terra e inizialmente pensa che si sia sentita male, ma poi basta vedere tutto il sangue in cui è immersa per capire che questa è un'altra storia ed è una brutta storia. Quando accorrono i vicini, Enzo è a terra e stringe il corpo della moglie ai piedi del divano a fiori zuppo di sangue. Una scena indimenticabile, un odore indimenticabile, quello della morte e della disperazione. Enzo tiene le mani della moglie, la stringe a sé e anche lui è coperto del sangue della donna e urla, pasta. I vicini cercano di calmarlo, ma l'uomo è disperato e dà a sua moglie un ultimo bacio sulle labbra. È impossibile da credere, lo shock scivola di bocca in bocca. Una famiglia bene modello, Antonina e suo marito Enzo, innamoratissimi e il figlio Riccardo che all'epoca ha 18 anni e in quel tragico momento è giustamente fuori perché è sabato sera ed è una festa. Stimati professionisti, lei è appunto una ginecologa, nipote del direttore di una delle cliniche più importanti della città, Enzo, medico, cardiologo e chirurgo. La scientifica che piomba sul posto trova il corpo di Antonina in posizione supina, il televisore ancora acceso e una pozza di sangue. Il corpo è ancora caldo, non c'è rigor mortis. È stata colpita con una lama con colpi da punta e taglio al torace, al viso, in testa, minori alla schiena, alle gambe e anche alla zona inguinale, praticamente ovunque. Antonella si è difesa, tanto da aver afferrato la lama con entrambe le mani, che sono anch'esse ferite profondamente. Ma ci sono altre ferite degne di attenzione, un'escoriazione sul labbro e un ematoma sul naso e piccoli taglietti qui sotto al mento che sono inutili ad uccidere, ma buoni per torturare. Datare l'ora della morte non è semplice, ma il range è comunque circoscritto. L'ultimo ad averla sentita con certezza è il figlio Riccardo che aspetta sotto casa gli amici per andare a fare la sua serata. Quando gli amici arrivano sono le 21:45 e il ragazzo citofona alla madre. Per un ultimo saluto. Enzo, il marito, rientra intorno alle 23:15, quindi l'ora della morte è in questo lasso di tempo, ma più vicino all'ora in cui è arrivato il marito, perché Antonina ha ancora calore in corpo. Quando Antonina viene ritrovata, indossa la vestaglia e la camicia da notte, ci sono un paio di ciabatte gettate lontano da lei e degli occhiali, i suoi, infilati dentro al divano. Sul muro, dietro di lei, dietro ad una lampada, delle strane macchie di sangue. C'è un'impronta di scarpa che si è impressa su sangue di Antonella Curioso, un modello sportivo taglia numero 36. Ma che strano, sono tutte impronte di un piede sinistro. E ci sono anche dei capelli biondi e lunghi che Antonella stringe nelle dita di una mano, la mano destra. I capelli sono chiaramente molto importanti e vengono analizzati. Sono capelli completi di bulbo di un biondo naturale. Vengono prontamente confrontati prima con il DNA della vittima che ha un capello tinto di un biondo ossigenato e le prime indagini escludono che quei capelli siano proprio di Antonina ma sono capelli di un soggetto femminile. Da qui ci si chiede se Enzo non avesse un amante e se questo non fosse il movente, ovvero un odio feroce della rivale in amore nei confronti di Antonina. Perché non sembrerebbe una rapina, no di certo, ma piuttosto un delitto passionale. Ironia della sorte, proprio il medico legale che arriverà sul luogo del delitto è un collega di Antonina e si incontravano spesso nel parcheggio o nel corridoio e anche il giorno della tragedia si sono incontrati il medico legale l'aveva vista serena e affabile come sempre sorridente e la sera la ritrova a cadavere Antonella quel sabato aveva avuto all'apparenza una giornata normale alle 8 riceve la domestica filippina a cui dà i compiti per la giornata alle 9 va in università alle 13.30 torna a casa si mette ai fornelli si mette la vestaglia prepara il pranzo poi corregge i compiti cena e si mette davanti alla televisione ad aspettare suo marito Enzo, come fa ogni volta in cui l'uomo è fuori di casa. Solo che quella sera a raggiungerla è la morte. La ricostruzione della scientifica parla chiaro. Antonina viene uccisa su quel divano. Era seduta davanti alla televisione mentre il suo aggressore si pone alla sua sinistra. Infatti la parte sinistra del divano non è interessata da spruzzi di sangue, è l'unica parte del divano pulita. Qualcuno quindi si è seduto lì accanto a lei e poi l'ha aggredita. Qualcuno di cui certamente si fidava. Lei era lì in vestaglia serena nella sua intimità a guardare la tv. Anche quegli schizzi di cui vi ho parlato dietro la lampada sono molto importanti perché sono appunto esclamativo e sono il segno della morte di Antonina impresso sul muro. Questo tipo di macchie infatti avvengono quando viene recisa la carotide e questa è la causa della morte certa di Antonina. Antonina non ha avuto alcuno scampo, è stata colta di sorpresa, tanto che i suoi occhiali sono volati via e si sono incastrati in una fessura del divano e di questo divano parliamone perché è un divano ampio, avvolgente che in questo caso l'ha avvolta nelle spire letali della morte come un gigantesco serpente e ha contribuito di molto alla sua morte perché lei non riusciva a sollevarsi da lì e quei colpi che sono stati sferrati ad Antonina non sono a caso la mano esperta. Nella collutazione Antonina si difende ma l'aggressore si accanisce prima sulle gambe poi sull'arteria femorale per neutralizzarla e poi verso il collo tentando di scoprirle la carotide. Insomma, sa quello che fa. Quando il collo finalmente è esposto affonda il ventiseiesimo colpo e Antonina cade a terra trascinando i cuscini con sé. Una morte atroce con un coltello non di quelli che si usano per le bistecche in cucina, ma un coltello fatto per uccidere e portato per uccidere. E se pensiamo che questo gliel'ha fatto una persona di cui si fidava, è atroce. La volevano davvero morta. Ma chi può averla uccisa? Catania sicuramente non è nuova ad eventi criminosi, soprattutto negli anni in cui Cosa Nostra si palesa ben volentieri, spettacolarizzando e firmando i propri delitti. Ma per i catanesi, un conto sono i delitti fra mafiosi, e un conto è questa roba qui, quando a sgretolarsi e a marcire è una delle famiglie più in vista e più stimate della città. Enzo, il marito, fin da subito si interessa al delitto della moglie giustamente, ma lo fa in maniera un po' oscillante. Vuole conoscere ogni nuova pista, ogni dettaglio. Confida agli inquirenti che nell'ultimo periodo ricevevano delle telefonate anonime, mute, di qualcuno che chiamava e poi riattaccava. Telefonate inquietanti che si sono intensificate Proprio poco prima del delitto. Ma non solo delle telefonate arrivano a casa Falcidia. Tra poco lo vedremo. Le indagini molto presto si arenano. C'è quel mucchietto di capelli biondi stretti tra le dita della mano destra della vittima e l'impronta di una scarpa, una Adidas Stan Smith, taglia 36, modello femminile. E 26 coltellate con una lama lunga almeno 16 cm. E un nulla di fatto, nessuna pista concreta a dare un senso alla morte di una donna tranquilla, una madre, una moglie, una stimata professionista. La vita personale e professionale di Antonina viene analizzata nel dettaglio, soprattutto quando si scopre uno strano messaggio che la donna riceve una settimana esatta prima della sua morte. Riceve questo biglietto che più che altro è una lettera minatoria che ha come oggetto il figlio Riccardo ma che è chiaramente rivolto ad Antonina. Dice attenta a tuo figlio, conosco tutti gli orari, motorino, scuola, palestra, il ritorno del sabato sera. Sottolineo sabato sera perché Antonina verrà uccisa sabato sera dopo aver ricevuto questo messaggio. E dopo la scoperta di questo inquietante messaggio, vengono interrogate tantissime persone, colleghi, amici, parenti e conoscenti. 19 donne sono papabili, sospettate, amanti del marito perché le ha, vicine di casa, domestiche, ma a nessuna di loro appartengono quei capelli biondi. Ma perché Antonina dovrebbe ricevere un messaggio di quel tipo? Una donna che più scavi più sembra perfetta. Ottima professionista, brava madre, figlia dorata. Le voci però corrono e arrivano anche chiamate al centralino assillanti. L'assassino è una donna. Di diversa opinione è la polizia. I colpi sferrati al naso e alla fronte della vittima sono troppo forti come quelli prodotti da un maschio adulto. E poi sembra che abbiano cercato in tutti i modi di incolpare una donna utilizzando dei capelli e una scarpa di taglia piccola. A depistare oltre a questa lettera arriva anche un messaggio ad un emittente locale Tele Etna. Chi parla è un testimone anonimo che afferma di essere stato quasi investito la sera della tragedia da una station wagon bianca che fuggiva proprio da quella via, verso le 23. A bordo c'era una donna molto agitata e guarda caso bionda. Altra segnalazione ai carabinieri dice guardate ad una professoressa, collega di Antonina, che la odia per motivi professionali, bionda chiaramente e con un numero di scarpa 36. Nuova segnalazione, nuova lettera anonima. Qui si afferma che a commettere l'omicidio sarebbe stata la fidanzata del padre di Antonina, il signor Giuseppe Falcidia. Il signor Giuseppe e la fidanzata volevano sposarsi, ma Antonina si opponeva alle nozze e questo sarebbe il movente e anche lei è una donna. Quindi ci sono tante piste che riguardano delle donne e sembrerebbe fiutare odore di svolta. Ma nessuno arriva alla quadra perché da subito il caso di Antonina è ammantato da difficoltà molteplici. È una donna borghese di un ambiente poco conosciuto alla magistratura e alle forze dell'ordine catanesi. Nessuna pista certa, nessun contributo significativo da parte di familiari e amici. Tutte queste piste sono un buco nell'acqua perché soprattutto ogni DNA confrontato con quei capelli biondi non combacia e quindi la pista della donna piano piano inizia a perdere di interesse, puzza sempre più di bruciato. Quello che si sa per certo è che ad uccidere la signora Antonina non è stato un ladro perché non mancava nulla in casa e non c'erano segni di scasso alla porta. Antonina era in abiti intimi, in abiti da notte, quindi chi è entrato o aveva le chiavi oppure è la stessa Antonina ad aprire la porta, ad aprire la porta ad una morte che conosce bene, perché lei conosce l'assassino, lo conosce. Pensano ad un domestico straniero a un certo punto che per anni lavora presso i Falcidia, prima per il padre, poi per la stessa Antonina e infine nella clinica dello zio e fa le pulizie. Quest'uomo è in crisi con la moglie, anche lei è una domestica dei Falcidia, litigano spesso per i soldi, per i debiti che l'uomo ha, per come educano i figli e addirittura per quanto la moglie del domestico porti le gonne corte. Ma cosa c'entra Antonina in tutto questo? C'entra, perché Antonina è una donna volitiva e amica della moglie del domestico e prende le parti della donna contro il marito. Inoltre Antonina è molto attaccata alla piccola figlia della coppia e spesso la bambina è affidata a lei come se fosse una seconda madre o una zia, anche per giornate intere. Ma non solo la moglie del domestico affida ad Antonina i suoi risparmi perché sente odore di separazione con il marito e ha paura. Ora in effetti il nostro domestico vorrebbe lasciare la moglie, prendere la bambina e tornare nel suo paese. Sri Lanka. Sri Lanka, non lo riesco a dire. Comunque il paese di quest'uomo è una delle parole che non riesco proprio a pronunciare da sempre. Il paese di quest'uomo è quello che avete sentito. E lui vorrebbe tornare nel suo paese con la sua bambina e portare via la bambina alla moglie. Però non può farlo perché? Perché la bambina è segnata sul passaporto della moglie che è custodito dal parroco della famiglia Falcidia. Ma questo chiaramente il domestico non lo immagina perché lui crede che quel documento, come tutto il resto, ce l'abbia quell'impicciona della Falcidia. Viene controllato l'alibi dell'uomo, che fino alle 23 di sera è impegnato a fare le pulizie presso i suoi luoghi di lavoro. Poi va a casa, cena, fa l'albero di Natale con la figlia e alle 22 fa le pulizie nelle scale del condominio. Gli piace proprio molto pulire. Verso le 23, viene visto da una testimone che è la figlia della padrona del condominio. Quando viene interrogato, afferma di aver visto la signora Antonina un'ultima volta a martedì 30 novembre, quattro giorni prima dell'omicidio. È una storia contorta, sicuramente degna d'attenzione, ma fino ad un certo punto. Altro su di lui non c'è ed esce di scena. Allora si torna alla pista più succosa, cioè quella del marito, Enzo Morici. Enzo è un medico noto in città, aiuto di patologia chirurgica all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, collabora con l'università, lavora nella clinica privata dello zio della moglie e ha anche due studi, uno a Catania e uno più lontano a Nicosia, uno sta a Canovista. Conosce Antonina quando sono entrambi due studenti di medicina e dopo la laurea convolano a nozze e sembrerebbe tutto perfetto. Ma c'è qualcosa in lui che non convince gli inquirenti. Intanto ha molte relazioni che saltano ben presto fuori. Però per la sera del delitto lui ha un alibi certo. Quel giorno era andato a Nicosia come sempre accompagnato dalla vecchia domestica Peppina. Una domestica che ormai in pensione approfitta di quel passaggio per raggiungere dei parenti a Nicosia. 110 km di distanza ogni sabato. Lungo il percorso Enzo preleva anche un collega, Salvatore Campagna, che lo assiste nelle visite in ambulatorio. Il collega lascia la macchina ad un bivio nei pressi di Agira e poi prosegue con Enzo e Peppina fino a Nicosia, dove lasciano la domestica ai suoi affaracci. I due medici lavorano allo studio fino alle ore 20 e fino alle 21:30 sono impegnati in visite a domicilio. Dopodiché Rientrano a casa. Mentre stanno rientrando a Catania, si fermano a mangiare in una trattoria lungo la strada. La trattoria la rotta. Fanno una cena molto veloce perché rimangono giusto mezz'ora, lo conferma sia il collega ma anche i proprietari del ristorante. Ad agira poi il collega scende per tornare alla sua macchina e dichiara che sono le 22 e 30. I tempi quindi calcolati sembrerebbero coincidere. Quando Enzo torna a casa, sono le 23 e un quarto. E sembrerebbe troppo tardi per fare due cose: ammazzare sua moglie oppure essere lì pronto a salvarla, o così almeno sembrerebbe. Dunque in questa storia che è un rompicapo, un giallo, abbiamo molte piste: una donna, un maggiordomo, un marito, ma nessuna calza come un guanto nell'identikit dell'assassino. Viene chiamato anche un criminologo incaricato di fare il PPA, ovvero il possibile profilo Dell'aggressore. Ed ecco cosa delinea. Secondo questo criminologo, si tratta di una persona di sesso maschile, non femminile, di età media, non anziano, una persona forte e con una cultura medio-alta, un soggetto freddo, calcolatore che premedita e colpisce in maniera chirurgica senza esitazioni. Un uomo quindi e non una donna che ha premeditato tutto e che ha anche tentato di depistare. Perché quelle impronte numero 36 sul sangue sono anomale? Sono impronte solo della suola sinistra e circoscritte ad una piccola zona come se avessero fatto una stampa, un timbro con la scarpa sul sangue. E soprattutto, quale imbecille di assassino! Calpesta il sangue, mi chiedo. E anche le lettere anonime sono molto strane, perché nella prima lettera anonima si fa riferimento al figlio di Antonina, Riccardo, ma la minaccia non è per lui, è per lei. Lui parla del ritorno del sabato sera e dà un chiaro indizio di quando ha deciso di uccidere Antonina. Sa che Antonina quella sera è da sola. Ma nonostante tutti questi indizi, non si arriva a nulla. Enzo Morici va avanti, si fa una nuova compagna, ha un altro figlio, viene nominato primario chirurgo all'ospedale di Taormina. La polvere si accumula sul fascicolo di Antonella come su quello di molti altri casi freddi. La gente la dimentica, di lei si smette di parlare se non per chi la porta nel cuore e le ha voluto bene. Oltretutto, una maledizione sembra battersi sulla famiglia Falcidia dopo la morte di Antonella. Il maggiore dei carabinieri, che più di tutti si era occupato del caso, muore in servizio in Bosnia in un incidente stradale. Lo zio di Antonina, il direttore della clinica, muore poco dopo, durante un'operazione chirurgica, ma soprattutto cinque mesi dopo la morte di Antonina muore suo padre, il signor Giuseppe. E non sembrerebbe un caso perché il padre di Antonina è sì anziano, ma in perfetta salute. Addoloratosi per la morte della figlia e ancora di più agguerrito, cerca il colpevole, non si dà pace, ma cinque mesi dopo la morte della figlia, viene stroncato da un misterioso male che lo uccide e non gli viene fatta nemmeno l'autopsia. Morte strana. Aveva forse scoperto qualcosa? E così il caso di Antonina viene archiviato. Nonostante questo nel corso degli anni questi casi solitamente vengono spolverati, si soffia via la polvere dai fascicoli e si prova a fare qualcosa per poi ridepositarli lì a ricordarci che ci abbiamo provato ma che abbiamo di nuovo fallito. Il sangue di Antonella è stato lavato via dal tempo. L'assassino ormai è una figura inafferrabile. Ma ci sono dei giornalisti che si appassionano alla sua vicenda e tra questi il mitico Carlo Lucarelli. Sarà proprio lui con il suo Mistero in Blu a dare una svolta impressionante a questo caso. Sono gli anni 2000 e Mistero in Blu attira l'attenzione di un sostituto procuratore di Catania, uno di quelli tignosi, svegli e attenti, Salvatore Faro detto Salvo. I punti oscuri sottolineati da Luccarelli che abbiamo anche rivisto nel corso del, del mio racconto lo convincono che c'è ancora molto da fare nel caso di Antonella, di Antonina Falcidia. Incongruenze, pressapochismo e inoltre siamo nel 2006 e le tecniche scientifiche sono di molto avanzate. Il caso viene dunque riaperto e il 21 marzo del 2006 i carabinieri di Catania e Eris di Messina tornano all'appartamento in Via Rosso di San Secondo. Casa ex casa di Antonina e Denzo, che nel frattempo è stata venduta e a nuovi abitanti, piuttosto sconvolti, aggiungo. Immaginiamoci se noi ci piombano i rissi in casa perché in casa nostra c'è stato un delitto. E quella casa è certamente andata avanti, contaminata dal futuro. La scena del crimine non esiste più, molti piedi l'hanno calpestata e la vita scorre lì dentro, sì, ma ancora scorre anche la morte. Si analizzano di nuovo quei capelli biondi e colpo di scena non sono di una donna misteriosa, ma sono di Antonina. Ma è soprattutto uno scanner di ultima generazione a rivelare quel dettaglio che manca. E ora preparatevi a tremare. Questo non è un libro, questo non è un racconto giallo, ma lo sembra. Viene ingrandita un'immagine di quel divano dove Antonina sedeva a guardare la tv pochi attimi prima di soccombere e c'è una macchia di sangue nei bordi inferiori laddove la povera Antonella era caduta ed era stata ritrovata da un marito disperato. Non è uno schizzo, non è una casualità, sono delle lettere. Una successione di tre lettere. E, N, Z. E-N-Z. Enz. Per gli inquirenti, quella parola lasciata a metà è un nome e quel nome è Enzo, una prova della colpevolezza di un uomo su cui si erano sempre addensati i dubbi. Se fosse davvero lui l'assassino, noi abbiamo di fronte un uomo freddo, calcolatore e diabolico. Non soltanto tradiva Antonella, ma era stato capace di creare una messiscena ad arte. I capelli, l'impronta della scarpa numero 36, le lacrime di disperazione, le richieste continue alla polizia. Il guardare in faccia tutti i giorni suo figlio è persino un alibi che però inizia a vacillare. Il collega di Enzo infatti cambia i termini della sua deposizione. Quel lontano dicembre del 1993 aveva salutato Enzo alle 22 e non alle 22.30. Dunque Enzo poteva benissimo tornare a casa, sopprimere quella moglie scomoda e gelosa e recitare la parte del marito distrutto. Per 25 giorni e 25 notti Enzo rimane in carcere, inchiodato da quelle tre lettere. Un ultimo affronto di Antonina, il dito accusatore rivolto contro di lui e il suo piano perfetto. Ma purtroppo la storia non finisce con chiarezza. Inizia nel mistero e nel mistero rimane. Enzo rimane in cella un giorno che conta come. Una coltellata data ad Antonella, una al giorno, perché rimane lì 25 giorni e basta. Troppo poco se fosse lui. Alla fine viene scarcerato per mancanza di prove. Va anche a processo, ma nel 2014 viene assolto perché non ci sono abbastanza alimenti e le macchie, dopo tutti quegli anni, possono essere solo delle macchie. Enzo torna libero, se ne va a Ormina a leccarsi le ferite in una di quelle belle ville opulente di cui vi ho raccontato all'inizio del racconto ai margini della città insieme alla sua nuova famiglia e sua Antonina scende e rimane un fitto mistero e lei ad oggi non ha mai avuto giustizia vi ringrazio anche stasera di avermi ascoltata noi ci vediamo ogni martedì alle ore 20 grazie della visione